Allora, avvocato, torniamo un po' alla questione. Ipotesi B, non si risolve tranquillamente, non c'è un dialogo soddisfacente con l'assicurazione dove questa intervenga, eccetera. Bisogna andare in tribunale. Sì, è necessario procedere per vie giudiziali. In materia di responsabilità medica, nel 2017 è intervenuta una riforma con la legge Gelli-Bianco, che prevede che la procedura giudiziale sia subordinata al preventivo espletamento di una cosiddetta consulenza tecnica preventiva. Si tratta di un procedimento che consente di accertare la responsabilità della struttura oppure del singolo medico in tempi estremamente rapidi, senza quindi passare per una causa civile. Si parla in questo caso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, che si sostanzia in una richiesta che viene formulata al presidente del tribunale competente di nominare un collegio di periti medici legali che andranno quindi a esaminare documentazione, a visitare il periziando. E questo al fine appunto di capire se ci sono degli estremi, dei profili di malpractice. A seguito di questo studio e anche del confronto con i consulenti di parte, perché ogni parte può nominare dei propri consulenti medici legali, come noi mettiamo a Certo. disposizione dei nostri assistiti, i nostri ovviamente fiduciari, soltanto all'esito i consulenti nominati dal giudice, che ricordiamo devono essere super partes, quindi terzi e imparziali, andranno a redigere una perizia che stabilirà se effettivamente vi è responsabilità e se vi è stato un errore medico e in questo modo quindi si aprirà quindi la via per trovare anche insomma, un accordo transattivo perché Bisogna avere sempre delle pedine da muovere, sì, perché sostanzialmente, nella degli quasi elementi. totalità dei casi all'esito di un ATP favorevole si riesce a trovare un accordo conciliativo con la controparte. Ecco, quindi sono più i casi che finiscono transattivamente con soddisfazione della parte magari lesa oppure che vanno in giudizio? Allora, Per voi, per studio 3A, sto dicendo, no? Non a livello nazionale. non c'è una risposta univoca, nel senso che ogni caso è diverso. Posso dire che quando si tratta di casi mortali o comunque quando la quantificazione del danno è elevata, purtroppo, dico purtroppo, non si riesce a trovare un accordo prima di instaurare questo procedimento. Però quando la struttura sanitaria effettivamente viene messa di fronte alle risultanze medico-legali che dimostrano che effettivamente un errore c'è stato, un'omissione, allora a quel punto è di loro convenienza trovare con noi un accordo. Chiaro. Passiamo a rispondere anche al messaggio che era arrivato prima. Vediamo un attimo se riusciamo a rimetterlo in onda dalla regia un attimo, così lo rileggiamo. Comunque parlava di patronati. Da quello che sento mi sono fatta persuasa che è meglio muoversi in proprio che utilizzare assistenze patronali. In questo, la risposta è sempre la stessa. Se io ho mal di denti, vado dal dentista, non vado dal medico di base. Per ogni situazione, se io devo costruire una casa, cerco un architetto e che sia anche bravo. Per ogni situazione ci sarebbe la necessità di rivolgersi a qualcuno che sia specializzato in quel determinato settore. E questo è purtroppo un grandissimo problema che abbiamo in Italia, dove ormai viviamo nell'era della posta che fa la banca, l'assicurazione che fa la La banca, tuttologia generale. tutti sono tuttologi. Quello che io consiglio sempre a tutti è di trovare qualcuno che sia specializzato in quel settore. Ci sono strutture specializzate, noi ad esempio ne siamo alla prova, e tra l'altro strutture che hanno cercato negli anni di organizzarsi in modo tale da non far neanche pagare quelle consulenze alle persone. Così come ci sono poi gli avvocati di paese, ci sono i patronati, ognuno ha il suo settore e bisognerebbe fare una ricerca mirata. Quello che dico sempre a tante famiglie e moltissime posizioni che purtroppo seguiamo provengono da altri studi, purtroppo, perché inizialmente si va dal primo che viene indicato da un parente, da un amico, dalla conoscenza diretta che possa avere con quel professionista o con quel patronato, o delle volte mi è capitato anche un commercialista che segue un incidente e veramente apriti cielo. E quindi il consiglio migliore che posso dare è ormai viviamo nell'era dell'informatica, informiamoci come si deve, ma non semplicemente guardando due storie su Instagram dove ormai
dal Covid in poi tutti siamo diventati personal trainer, consulenti e quant'altro. Cerchiamo davvero di verificare un po' nello specifico chi è quello studio che voglio incaricare, perché soprattutto nelle situazioni più gravi, ahimè mortali o con lesioni gravissime, ma questo riguarda qualsiasi cosa, dalla mala sanità agli incidenti, certo, agli infortuni sul lavoro, la prima scelta del tecnico è quella fondamentale per avere un esito rapido in certe circostanze. Chiaro. Voi, avvocato, come sentiamo il primo messaggio, va? Secondo le statistiche, qual è la regione con più casi di mala sanità, ovviamente in rapporto alla popolazione? Grazie. Allora, in questo non ho i dati aggiornati, resta una pratica che ho seguito io nel Lazio qualche anno fa, dove purtroppo ero incappato con una signora di Verona che era nell'ospedale che è stato definito proprio da pratiche in essere il peggior ospedale d'Italia. Moltissima malpractice si va a determinare in alcune regioni che sono determinate nella Campania, nella Calabria e nella Puglia. Ovviamente questo dipende anche un po' dalla situazione di popolazione diretta, ovviamente in Molise non possiamo avere tantissimi casi. Non c'è un dato specifico ad oggi che io conosca, quindi di questo mi scuso nel non poter essere così preciso nella risposta. Anche perché poi post-Covid è cambiato tutto, come in tutti sì, gli ambiti, tutti i dati sono cambiati. Sì, assolutamente. Quindi più aggiornati è difficile averne. Chiedevo all'avvocato, voi avete legali, diceva medici legali, consulenti, insomma avete un bel team di lavoro importante. Sì, abbiamo una squadra molto forte, che è appunto collocata in tutto il territorio nazionale, quindi il cittadino che si trova in Piemonte o che si trova in Campania potrà rivolgersi al proprio consulente e quindi chiedere tutte le informazioni necessarie, raccontare il proprio caso e quindi avere a disposizione anche questo team di professionisti, perché come dicevo noi abbiamo dei medici legali di fama nazionale, abbiamo degli avvocati che da tantissimi anni si sono specializzati proprio in materia di responsabilità medica, che quindi hanno anche contatti con le compagnie assicurative, e questo proprio al fine di aiutare l'assistito, quindi al fine di trovare insomma una soluzione che sia soddisfacente per il cliente e per tutti, anche perché parlo anche per Riccardo, quando riusciamo insomma ad aiutare una persona, aiutare i parenti di un caro che purtroppo è deceduto, la viviamo come una grande soddisfazione personale. Assolutamente, infatti questo è importante, perché sì, insomma c'è la partecipazione anche con la famiglia, con la vittima di queste situazioni. Ma la sanità, lei l'ha spiegato bene un po' all'inizio, è anche molto interessante la questione, imputabile per lo più a che cosa? Prima si faceva riferimento anche a un discorso di visita del medico di base, di prescrizione di diagnostiche, perché a volte poi uno ha dei tempi di liste d'attesa molto lunghi e qua si entra in un ambito abbastanza delicato, cioè il medico ravvisa l'urgenza o non la ravvisa, le liste d'attesa però prescindono da quello che magari uno si può immaginare, no? Poi adesso ancora di più. Sì, le casistiche di mala sanità sono molteplici, può andare dall'operazione andata male, dalla errata diagnosi, dall'errata cura, quindi le terapie sbagliate che vengono fornite dal medico, ma anche in situazioni legate a entro in ospedale, faccio l'intervento va bene, ma purtroppo vado a contagio con dei batteri. Le sovrainfezioni ospedaliere sono tantissime, si parla di circa 245.000 casi in Italia. Mamma mia. E non tanto tempo fa hanno fatto proprio un servizio che parlava di queste casistiche, perché ahimè sono molte. E soprattutto anche nel periodo Covid si sono verificate molte ospedalizzazioni a causa del Covid, ma persone che magari hanno contratto degli altri batteri restando in terapia intensiva. Questo è pericolosissimo. I casi, sì, di liste d'attesa lunghissime? Liste d'attesa lunghissime, anche lì ci sono delle situazioni a me purtroppo particolari, perché c'è un'urgenza che può essere data dal medico o dal medico di base. E molte volte per problemi di lista, di tempistica o addirittura delle volte di diagnostica, perché non c'è il macchinario in questo determinato ospedale, devo andare in privato, devo andare da un'altra parte e ho un ritardo nel poter avere una diagnosi effettiva. Anche quello ad esempio è un problema legato al mondo ASL, non direttamente al medico, è una malasanità diretta dell'ASL. È una malasanità quindi indiretta?
Sì, perché purtroppo ci sono questi problemi organizzativi dovuti a macchinari troppo arcaici o dovuti a pochi macchinari. Possono essere davvero tantissime le casistiche di malasanità. Il ritardo diagnostico è una di quelle. Ecco, lei diceva anche macchinari troppo arcaici, quindi vuol dire che se in certe strutture del nostro paese ci sono macchinari vetusti e non riescono a diagnosticare una patologia che poi invece è in essere, questo potrebbe essere malasanità. Purtroppo sì. Esatto, ci sono delle volte dei macchinari che ovviamente ogni macchinario, andando avanti con gli anni, la tecnologia migliora e mi possono dare una qualità di risposta differente. Ci sono purtroppo delle strutture, sempre per un problema di costi, che non sono aggiornate a quel determinato macchinario, ma anche lì poi nasce un problema ed è questo il problema che ci deve dare il medico legale, ovvero con questo macchinario, se avessi avuto l'altro, Che cosa mi cambiava? E come vedete purtroppo le risposte sono mirate caso per caso. Assolutamente, quindi qua, sarebbe tantissimo da parlare, mi vengono in mente tante domande per gli interventi di entrambi. Il tempo è finito. Allora, purtroppo vi devo salutare, io ringrazio i telespettatori che ci hanno scritto, alla signora di Verona che anche ha chiamato, mi scuso ancora per la tempistica molto ristretta che le abbiamo dedicato, ma purtroppo era anche un caso personale, un po' delicato. Ringraziamo il dottor Vizzi di Studio 3A, grazie di essere stato qui con noi, l'avvocato Francesca Polmonaris, responsabile della malasanità Studio 3A, grazie anche a lei, e a voi cari telespettatori la puntata la potete naturalmente rivedere nel nostro sito internet in replica. Grazie, buon proseguimento a voi, buon lavoro.